apocalypse. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono io il vostro Peppe Giore e oggi siamo qui in questo nuovo video. Ragazzi, oggi, come promesso, ho portato il terzo episodio di In Segreto. Ragazzi, sarà veramente un episodio velocissimo. Farò leggere almeno appena 4 segreti, 2 maschi, 2 femmine, perché veramente, ragazzi, vado veramente di fretta e voglio provare a farlo random per vedere un po' le reazioni come vengono. Quindi proviamo a farlo così. Ecco qui, ragazzi, siamo su In Segreto. E ora andiamo a leggere subito i segreti. Uomo di 28 anni, lavora nella pescheria di un supermercato di una nota catena. Oggi hanno buttato molti sushi in scadenza. Un vero spreco. Così quando i colleghi erano altrove mi sono strafogato mangiando i sushi raccolto dal bidone dell'umido. Donna di 21 anni. Quando avevo 15 anni mi hanno regalato un gattino che leccava qualsiasi cosa. In quel periodo mi arrivavo facilmente e mi volevo masturbare. Un giorno decisi di farmela leccare, mi sento un mostro. Uomo di 16 anni. Quando ho fatto sesso per la prima volta con la mia ragazza, le ho nascosto il reggiseno fingendo poi di non trovarlo. Forse perso dietro qualche mobile o chissà dove. La verità è che l'ho ottenuta come un trofeo. Scusami, ma sono troppo ossessionato dalle tue tette. Donna di 15 anni. I miei genitori da 2 anni si chiedono perché la carta igienica del nostro bagno si finisce subito. Il segreto: la mangio e non riesco proprio a smettere. Donna di 14 anni. Sono al mare con un mio amico che conosco da un po'. Questa mattina abbiamo scopato. Fin qui tutto abbastanza normale. Se crede che non abbia mai usato precauzione, io sono fidanzata con un altro ragazzo. Ho paura di essere incinta e mi sento uno schifo al pensiero di aver tradito il mio tipo. Sei un altro! E va bene, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, commentate e soprattutto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Cerchiamo di arrivare a 5 like e noi ci vediamo dove, quando e come ad un prossimo video. Bene, ragazzi!